L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e ben ritrovati qui sulle frequenze dell'altra radio per una nuova puntata di Tanto non capirai. Buon mercoledì 6 aprile e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, Bari calcistica ancora una volta divisa tra questioni societarie e calcio giocato. Anche oggi ci soffermeremo su questi due aspetti, proponendovi nuovi contenuti, interviste, indiscrezioni e anche un collegamento da non perdere. Ma ora, come ogni mattina, vado a salutare il mio compagno di viaggio, Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Eccoci qua, buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti i radioascoltatori tifosi del Bari. Come sempre, linee aperte per i tifosi del Bari, chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda questo nuovo capitolo societario che porta appunto alla bandiera malesiana. Credete in questa nuova pista malese o pensate sia l'ennesima bufala? Chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione in diretta al numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, per inviarci i messaggi, le vostre vocali, tanto WhatsApp, contattandoci al numero 334-3837-444. 7, 4, 4, 4. Intanto sono già giunti dei messaggi anche prima dell'inizio della trasmissione. C'è un radioascoltatore che ci scrive: salve, mi piacerebbe sapere il significato dei colori e dei simboli della bandiera malese. Quindi questa mattina facciamo anche qualche lezioncina di giocare. Ok, sono problemi audio. Luca, tu che idea ti stai facendo di questo interesse dei malesi per il Bari? Ma sicuramente si parla di una situazione certamente più concreta rispetto a quanto accaduto con i cinesi, perché il fatto che comunque la tifoseria in prima persona si sia sbilanciata in maniera così evidente è sicuramente un segnale molto forte. Questo chiaramente non era avvenuto nella precedente telenovela, se così possiamo definirla, con i cinesi. Quindi questa esposizione ci fa comprendere come in realtà ci possa essere certamente qualcosa di più concreto all'orizzonte. Bene, sperando che siano stati risolti i miei problemi audio, rispondiamo al nostro amico. In pratica la bandiera nazionale malese mostra subito una somiglianza con quella statunitense, infatti anche qui ci sono delle strisce bianco-rosse, un richiamo al blu. Il rosso e il bianco sono di uso tradizionale nel sud-est asiatico, mentre il blu indica l'unità del popolo malese. Il giallo, che notiamo, c'è una luna gialla e un sole giallo, sono il colore dei regnanti, perché appunto della monarchia malese, mentre i due simboli rappresentano appunto l'Islam, vale a dire la mezza luna, Islam, che è la religione dominante in quel paese. I 14 stati originari della federazione sono rappresentati da 14 strisce e dalle altrettante punte della stella. Quindi è questo il significato della bandiera malese, che richiama molto a quella statunitense, ovviamente, e anche alla religione islamica. Speriamo di aver spiegato anche questo in modo, speriamo, dettagliato. Come detto, pare che ancora una volta si divide tra questioni societarie e calcio giocato. Partiamo da quest'ultimo, perché volendo fare un'analisi a mente fredda della gara contro il Cesena ci rivela un Bari che dopo circa un mese è tornato a non incassare gol, perché se è vero che da un lato nelle ultime sei gare abbiamo realizzato la bellezza di 16 reti, è anche vero che ne abbiamo incassate ben 8. Quello che appunto preoccupava era la tenuta difensiva, ma le zero reti subite contro il Cesena secondo me non devono ingannare, perché il Cesena aveva molte assenze, ha perso anche Djuric in avvio di gara e io comunque sì, ho visto un Bari, una squadra lunga e sfilacciata già nel primo tempo, con un reparto difensivo non certo
irreprensibile, per non parlare poi di diversi errori anche dei singoli calciatori, mi riferisco a Tonucci di Cesare, che hanno sbagliato parecchio, anche Defendi. Insomma, la fase difensiva del Bari è tutt'altro che guarita, Luca. Non possiamo certo dire che siamo diventati un bunker perché non abbiamo preso gol contro il Cesena. No, certamente, certamente. Non c'è stata comunque, non ci sono state quelle certezze che il Bari ha bisogno di ritrovare in fase difensiva, perché abbiamo rischiato tanto proprio perché probabilmente il modo di giocare di Camplone, questo l'abbiamo più volte analizzato, non mette in condizione i singoli, in questo caso particolare il reparto difensivo, di giocare appunto con quelle certezze che probabilmente sussistevano maggiormente. Questo perché chiaramente, come lo stesso Camplone ha ammesso alla fine, chiede di stare più alti i suoi difensori, e chiaramente quando si hanno difensori particolarmente lenti, in particolar modo Tonucci, si fa un po' di fatica, però chiaramente i limiti difensivi fino ad ora sono stati, direi, ampiamente ben compensati, con una fase offensiva che ha ritrovato i suoi protagonisti in forma sempre migliore. Già, anche questo è una verità. Intanto c'è un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao Nicola, ciao Luca. Volevo ciao. Rispondere insomma al vostro quesito riguardo la pista malesiana. Io credo che questa volta ci siamo, anche perché non so se hai sentito e visto le interviste di Paparetta. Ne parliamo tra pochissimo. Bravo, ok. Allora non ti voglio anticipare quello che ha detto. Secondo me ci siamo. Per sabato vedrai che vinciamo. Basta, non ti dico speriamo, altro. Speriamo. Grazie Alessandro, che ci ha anticipato il prossimo argomento, vale a dire appunto questa intervista rilasciata dal presidente del Bari ai microfoni di Sky Sport, Paparesa, che ha parlato appunto di questo interesse di questo imprenditore malese, che chiameremo Dato, visto che il suo nome e cognome sono abbastanza impronunciabili, quindi lo chiameremo Dato. Paparesa, che ha detto: sono contento che il Bari sia assolutamente attrattivo e che magari ci possa essere qualche interesse nei confronti della società. Questo penso che sia un motivo di orgoglio per la nostra tifoseria. Vedremo cosa potrà accadere, solo il tempo lo dirà. Quindi Luca, un Paparesta abbastanza criptico, che non si è ovviamente esposto più di tanto, però ovviamente ha confermato, cosa importante, che questo interesse c'è, e quindi quelle bandiere, quello striscione, non erano state esposte a caso. Sì, è proprio il fatto che appunto non abbia smentito, direi che può essere letto, nel senso che se ne andiamo ad analizzare tutte le altre occasioni in cui c'è stata una presunta trattativa, così come l'ha definita lo stesso presidente del Bari, è stato proprio lo stesso Paparesta in prima persona a smentire tutte le piste che portavano per esempio in Cina, quindi il fatto che comunque ci sia da questo punto di vista un'apertura ci fa comprendere come la pista malese è una pista che continua ad essere battuta dalla FC Bari e comunque dalla Banca Popolare di Bari in quanto advisor della FC Bari, quindi una pista da tenere seriamente in considerazione. Intanto arrivano altri messaggi in redazione. C'è il radioascoltatore che si firma Leader 75, che dice: ai malesi e a tutti gli acquirenti una sola frase: soldi sul bancone. Sappiamo bene cosa vuol dire questa espressione. A Bari ovviamente non la completiamo. Come detto, questa trattativa, forse è troppo presto parlare di trattativa, questo interesse dei malesi per il Bari, ci sono alcune notizie nuove. Ieri vi abbiamo svelato le nostre indiscrezioni, vi abbiamo dato parecchi dettagli. Le ultime novità che possiamo darvi riguardano appunto questo banchiere, che appunto per comodità chiameremo Dato, che è notizia abbastanza curiosa, sarebbe strettamente legato anche lui a Lotito, presidente della Lazio. Dato che ieri, che a gennaio si è recato a Formello, ha visitato il centro sportivo bianco-celeste, è nata una sorta di sinergia con il club bianco-celeste, tipo scambio di affari sul settore giovanile, sul centro sportivo appunto della Lazio. Pare ci siano stati anche degli accordi commerciali. Ieri ho sentito
alcuni colleghi di Roma per saperne di più circa questa visita di Datò in quel di Roma. Mi hanno detto che c'è stato questo incontro, lui era molto interessato perché appunto vorrebbe rilanciare il calcio nel suo paese, quindi ha intavolato questa serie di visite, di incontri per capire un pochino come funziona il calcio nel nostro paese. Però mi hanno detto che da quel giorno lì poi non si è fatto più vedere, non c'è stato nessun più interesse o comunque si ha voglia di approfondire discorsi di altro tipo, quindi una comparsa fugace, e poi pare accordi comunque ci siano stati, ma è sia tutto finito lì, quindi non c'è stato nessun altro discorso intrapreso tra Lotito e Datò. Altre notizie, per quanto riguarda il Bari, pare che le trattative si stiano svolgendo in quelle di Roma con un avvocato che sta facendo da intermediario in questa faccenda, e pare insomma che la trattativa, comunque sia uno dei primi step, dovrebbe essere completato entro i prossimi giorni. Ricordiamoci che l'11 di aprile c'è nuovamente il consiglio di amministrazione. Luca, quello che ovviamente immagino lascia un po' perplessi i tifosi, gira e rigira e c'è sempre Lotito di mezzo. Sì, una strana coincidenza, se vogliamo così definirla, viste quelle che sono state comunque le sinergie messe in atto fino a questo momento tra il presidente del Bari Gianluca Paparesta e il presidente della Lazio e della Salernitana Claudio Lotito. Quindi il fatto che comunque questo imprenditore malesiano sia entrato in affari con lo stesso Lotito, comunque con la società romana, può in realtà destare magari qualche sospetto, fermo restando che può trattarsi comunque di una semplice coincidenza. Chiaramente poi con l'evolversi della situazione è comunque qualora Paparesta dovesse appunto affrontare questo discorso in maniera concreta, penso che, come si suol dire, tutti i nodi verranno al pettine, si renderà sicuramente più chiara e più trasparente la situazione. Bene, ora ci allontaniamo per un attimino da questo argomento, ma torneremo a parlarne fra poco, per tuffarci sul forum di orgogliobarese.it, perché c'è da affrontare un tema delicato sollevato da un nostro utente. L'utente in questione si chiama Gonfia la Rete. È un tema che secondo noi va divulgato, va affrontato e spero ci siano anche delle risposte. Cosa è successo? In pratica questo tifoso si è recato ovviamente come gli altri 29.000 comunque presenti per la gara contro il Cesena allo stadio, è tornato a fine gara e ha trovato la sua macchina nel parcheggio del San Nicola, in pratica con i vetri in frantumi. Lui ha scritto: non sono il primo a subire un danno del genere, non sarò l'ultimo, però sul tagliando che mi rilascia la società del parcheggio è vero che non c'è alcun tipo di responsabilità su furti, atti vandalici e tutto il resto, però paghiamo 3 euro ad ogni partita in casa per cosa? Per occupare un praticello di 2 metri quadrati in cui dei delinquenti possono fare il bello e il cattivo tempo. Sono molto arrabbiato, mio padre non vuole più recarsi allo stadio, la mia ragazza è molto spaventata, difficilmente tornerò al San Nicola. Poi c'è un appello al presidente Paparesta e al Bari che leggono il nostro forum, insomma, di fare qualcosa, di denunciare questo tipo di iniziative, perché comunque vanno a danneggiare i tifosi, altri tifosi che poi hanno parlato di altri episodi che ora andremo a leggere. Insomma, Luca, è vero che quel tagliando di 3 euro non c'è, non è compresa la custodia della macchina, insomma, sarebbe anche un po' difficile considerando l'alto numero di macchine, però insomma, pago 3 euro, non posso tornare e ritrovarmi la macchina con i vetri in frantumi. Questo utente tra l'altro ha anche postato delle foto, non è un bel vedere. Non è assolutamente una notizia diciamo bella per tutti coloro che appunto seguono il Bari, perché questi episodi, come ha confermato lo stesso utente sul forum, non fanno altro che magari allontanare quella gente, quelle persone che vorrebbero avvicinarsi alla squadra e comunque cercare di essere sempre presenti allo stadio, perché chiaramente sono episodi assolutamente da condannare
che speriamo a questo punto non si verifichino più, e soprattutto in relazione ai quali la società possa prendere gli opportuni provvedimenti, anche se chiaramente, come sottolineavi tu, diventa un po' complesso svolgere un'opera di vigilanza per l'elevato numero di autovetture che si trovano chiaramente nei pressi dello stadio, però perlomeno cercare di evitare tali atti vandalici. E a tal proposito, altri utenti hanno testimoniato con episodi simili. In pratica, un altro utente dice: una volta addirittura una Audi è stata posta su quattro tufi senza più le quattro ruote. Anche questa è una cosa, poi bisogna avere anche tanta inventiva per farle certe cose. Un altro utente dice: c'è gente che ha ritrovato la macchina su due tufi messi in mezzo all'auto, non sulle ruote, e poggiata l'altra parte della macchina poggiata a terra sui dischi dei freni. Altri che parlano di atti vandalici. Un altro utente dice: solidarietà, è capitato anche a me un paio di anni fa. Ora metto la macchina quanto più vicino al tornello dove ci sono le forze dell'ordine. Poi c'è un commento di un altro utente che dice: pretendo che la società risponda e prenda una seria posizione sull'accaduto. Dire che non è la prima volta e non sarà l'ultima quanto di più sbagliato ci possa essere. Un altro utente dice: mi è capitato un anno fa, so cosa significa, mi ruppero il deflettore posteriore destro, ma mi rivoltarono la macchina come un calzino, mi rubarono vari campionari di lavoro per poi trovarli per strada buttati sul marciapiede. No, vabbè, queste sono cose purtroppo. Bari è una bellissima città, ma non Bari, è anche provincia, ma quando leggi di questi episodi veramente ti cadono le braccia, perché una persona che si reca allo stadio per divertirsi, per passare qualche ora in maniera spensierata, non può poi ritrovarsi la macchina in queste condizioni. Addirittura qui parliamo di gente che ha perso del materiale che serviva per il lavoro, quindi non ci siamo proprio. Speriamo che la società faccia qualcosa. Non è colpa della FC Bari, però è giusto magari tentare insieme al comune di fare qualcosa. Bene, ora cambiamo decisamente pagina. Nelle scorse ore sono circolate notizie allarmanti riguardanti l'ex presidente del Bari, Vincenzo Matarrese. Si parlava di condizioni di salute non proprio ottime per lui. Beh, io ieri mattina mi sono messo in contatto con qualche membro della famiglia per capire che cosa è successo in realtà, visto che continuavano ad arrivarmi messaggi, chiamate che parlavano di cose che secondo me non c'erano, non esistevano. E in pratica la situazione è che Vincenzo Matarrese è ricoverato al Gemelli di Roma per un problema che comunque lo accompagna da decenni, quindi non è una cosa nuova, problema che si è riacutizzato di recente. Niente di drammatico, però vista l'età, Vincenzo ha 78 anni, è una situazione ovviamente da monitorare. Se tutto andrà per il meglio, cosa che ovviamente noi ci auguriamo, e le cure porteranno i loro effetti, potrebbe essere dimesso anche nelle prossime settimane. Luca, questa è la notizia, però la cosa che mi ha sorpreso, devo essere sincero, è che i commenti dei tifosi sono stati tutti, ma ti dico tutti, positivi nei confronti di Vincenzo Matarrese. E sì, questo, non so se hai letto, ti è capitato di leggere. Sì. Leggevo, e comunque diciamo che fondamentalmente non sono particolarmente sorpreso, perché comunque chiaramente è quello che i Matarrese hanno dato alla città di Bari. Resta comunque una fetta importante di storia, nonostante chiaramente poi l'epilogo, che certamente andava evitato, e sicuramente da questo punto di vista diciamo che la vecchia presidenza va assolutamente condannata. Mentre per quanto riguarda poi la figura proprio di Vincenzo Matarrese, chiaramente io penso che sia probabilmente il membro della famiglia Matarrese che più era legato al Bari e più ha fatto per il Bari in tutti gli anni di presidenza. Diciamo che poi le cose sono andate un po' come non dovevano andare quando proprio Vincenzo Matarrese ha lasciato la presidenza. Penso che un commento che ora leggiamo possa racchiudere un pochino il pensiero di tantissimi tifosi.
C'è un utente, Andrea, che dice: Vincenzo Matarrese è quello che esultava come un bambino per Bari-Juventus, l'unico che davvero avrebbe trattato il Bari come una figlia femmina se non avesse avuto la famiglia a tenerlo a bada, mandandolo avanti solo per prendersi gli schiaffi. Auguri, presidente. Sì, questo, in pratica il concetto è questo. Magari Vincenzo Matarrese è usato come parafulmine dalla famiglia stessa, però io penso che Vincenzo Matarrese e la sua famiglia hanno commesso tantissimi errori, insomma, ci hanno portato anche al fallimento, quindi più di quello di cosa vogliamo parlare. Però io penso che su una cosa siamo tutti d'accordo: Vincenzo Matarrese era tifoso del Bari, cioè voleva veramente bene al Bari. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, Luca. Penso che sulla passione dell'ex presidente ci sia poco da discutere. Sì, non può essere assolutamente messa in discussione per tutto quello che appunto ha dato. E chiaramente i tifosi sul forum, la testimonianza dei tifosi è evidente, proprio perché appunto quel commento che leggevi prima io penso sia emblematico e ben rappresentativo di quella che poi è stata la situazione per tanti anni all'interno della società. Leggo altri due commenti al volo. Nel bene o nel male, dice Toro Murgiano, il nostro presidente dall'83 al 2010, forse della famiglia l'unico a tenerci per davvero da tifoso, nonostante lo abbia contestato per anni, l'ho sempre rispettato come persona e grande lavoratore. In bocca al lupo Don Vincenzo e buon onomastico. Infatti ieri è stato anche l'onomastico di Vincenzo Matarrese. Mentre un altro utente dice: l'unico a meritare rispetto, l'unico ad essere vero tifoso della squadra e non del ripianamento dei debiti dell'azienda di famiglia. In bocca al lupo Vincenzo, tu devi tornare allo stadio perché è la tua casa, sei un tifoso come noi. Come detto, commenti assolutamente positivi. Bene, ora prima del collegamento telefonico, qualche altra breve notizia sempre inerente la società. In pratica, per quanto riguarda l'interesse dei malesi per il Bari, pare che addirittura potrebbero acquisire addirittura la maggioranza della FC Bari. Si parla del 51% di quote, quindi parliamo di una fetta importante della FC Bari. Poi per quanto riguarda questo dato, un imprenditore malese, pare che oltre che essere il vicepresidente esecutivo di una banca, come abbiamo detto ieri, è anche impegnato nel settore del petrolio, nel commercio di diamanti, nonché legato ad importanti istituti di credito, ovviamente extra rispetto a quelli che rappresenta, oltre che al governo della Malesia. Quindi parliamo di un personaggio dall'indubbio spessore. Mentre per quanto riguarda gli asset societari, questa operazione per il momento non riguarderebbe Giancaspro, quindi il 5% di Giancaspro non è per il momento preso in considerazione. Si sta trattando sul 95% delle quote, che sono quelle di proprietà di Gianluca Paparesta, ma Paparesta che sta lavorando sotto traccia anche sotto un altro aspetto. In pratica, notizie della serata di ieri, pare che il presidente stia per mettere su un importantissimo accordo commerciale di sponsorizzazione con un'azienda anche molto importante a livello nazionale ed internazionale, quindi Bari che potrebbe poter usufruire di nuove entrate grazie appunto a queste importanti sponsorizzazioni. Insomma, Luca, in attesa che tutto venga ufficializzato, in attesa che sia il presidente a comunicarci determinate operazioni, il futuro del Bari sembra un po' meno fosco, viste anche queste ultime notizie. Sì, diciamo che da questo punto di vista Paparesta non molla la presa, sta cercando in tutti i modi di appunto fare meglio di quanto fatto fino ad ora. Da questo punto di vista penso anche alla situazione chiaramente economica del club, sta cercando appunto di allargare, se vogliamo, la compagine societaria e soprattutto sta cercando di investire nella FC Bari, cercando appunto poi di raggiungere chiaramente tutti quelli che sono gli obiettivi prefissati, indubbiamente. E ora siamo pronti per un collegamento telefonico, un collegamento diverso dai soliti. Ho il piacere di avere con noi l'ex addetta alla comunicazione istituzionale
della FC Bari, la dottoressa Silvia Berti. Buongiorno Silvia, ben ritrovata qui a Tanto Non Capirai sull'altra radio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Silvia. Allora, ieri mi ha colpito un tuo post su Facebook dove facevi complimenti alla piazza di Bari per l'ennesimo record di spettatori nella serie cadetta. Insomma, inutile ripeterci, questi sono numeri di una piazza da Serie A, di Serie A. Da Champions League, direi. Cioè, sono numeri che non è che mi stupiscono, perché per quel poco tempo che sono rimasta a Bari ho capito molto di più, che è molto, cioè che non si percepisce all'esterno, soltanto vivendo la piazza si capiscono le tematiche, le logiche e l'amore che la città ha per la propria squadra. E è vi garantisco che è un fenomeno praticamente quasi unico in Italia, ecco, un amore così è rarissimo. Sì. Anche Firenze, che prima poteva essere assimilata a Bari per passione per la squadra, adesso a Firenze la situazione è diversa, non c'è più, lo vedi anche dalla curva Fiesole. A me fa fenomeno a volte che la curva Fiesole siano in vendita biglietti per partite come Fiorentina-Juventus, Fiorentina-Milan, Fiorentina-Inter, quando in passato la curva non andava mai in vendita. Capito? Era sempre esaurita in abbonamento. Ecco, a Firenze adesso si possono comprare biglietti di Fiesole. Io credo che Bari per questo sia rimasta forse la città italiana con il tifo più caldo, più vero, più appassionato. Sì, infatti, concordo, perché insomma, per vari motivi anche in piazze come Roma e Napoli comunque non si vede quel grandissimo calore che si vedeva negli anni scorsi. Silvia, Bari che nella gara di lunedì ha messo in bella mostra le sue potenzialità e sono anche spuntate, ne abbiamo parlato prima, una bandiera della Malesia, uno striscione. Tu che hai lavorato in grandi club italiani e anche esteri, conoscendo anche le potenzialità di Bari e del territorio di Bari, come ti spieghi le difficoltà incontrate da Papareste in questi due anni nel convincere dei soci ad investire nel Bari e nel Bari? No, io credo che Papareste fin dal primo istante, dal momento che ha deciso di imbarcarsi in questa avventura, che è un'avventura d'amore quella di Gianluca Papareste, ricordiamocelo sempre, non ha mai mollato, ha cercato sempre di fare il meglio per la squadra, per la città e per il club. Non sono difficoltà che ha solo Papareste, sono difficoltà di un mercato che è molto complicato. Guarda che ci sono anche in Serie A, ci sono tante squadre che non hanno lo sponsor principale. È una situazione generale di difficoltà nel reperimento dei capitali. Poi Luca è una persona per bene e cerca di fare le cose in maniera corretta. Io credo che per come si è comportato da quando ha preso la squadra, per il lavoro che ha fatto, per l'impegno che ci mette, va lasciato lavorare, che sono sicuro che farà le scelte migliori per il bene della società. E su questo non ci piove. Vi ricordo che siamo in diretta con Silvia Berti, ex addetta alla comunicazione istituzionale della FC Bari. Silvia, qualche mese fa ho sollevato una questione relativa all'organizzazione della FC Bari. Secondo una mia personalissima opinione, nell'attuale società manca una figura che si occupi a tempo pieno dei rapporti tra squadra e società, perché il buon Alberto Marangon si occupa anche di ufficio stampa e quindi, per quanto bravo, insomma, non è un robot, probabilmente avrebbe bisogno, secondo me, di un partner. Magari una Silvia Berti nell'area stampa e un Marangon team manager sarebbe stata una coppia con i fiocchi. Ma questo non lo so. Io credo che Alberto sia una persona dalle qualità veramente superiori, è un professionista con i fiocchi. No, io non credo che quello possa essere un problema, perché Alberto è veramente bravo. E io non credo nelle società con tanta gente. Per esempio, sono stata recentemente a seguire una partita dietro le quinte, cioè dalla parte proprio del club dell'Inter, dove ci sono 50 persone, una confusione, gente che va, non arrivavano le macchine, non arrivavano i pulmini, cioè... Andiamoci piano, secondo me meno persone ci sono e meglio è.
Poi persone del calibro di Alberto sono più che sufficienti. Io non credo che un proliferare di figure all'interno del club migliori la qualità del lavoro. Su questo sono assolutamente convinta. Cioè, secondo me pochi ma veramente buoni sono la soluzione migliore. Un club snello, con pochi cervelli, poche chiacchiere, poche, secondo me anche pochi spifferi, capito? Meno siamo e meglio è, io sono di questa opinione. Silvia, tu sei un'esperta di comunicazione, la FC Bari si è spesso distinta in questo, sicuramente una società all'avanguardia, anche se negli ultimi mesi le cose sono un po' precipitate, perché non so se hai seguito, c'è stata una, anzi c'è ancora in atto una guerra con la carta stampata, c'è stato un silenzio stampa di qualche settimana, poi varie decisioni discutibili, infine la scelta presunta, non abbiamo ancora certezza, di informare solo alcuni gruppi di tifosi circa la pista malese, non i giornali, insomma c'è un po' di maretta tra società e stampa. No, come giudichi questa situazione e secondo te come andrebbe gestita? Ma guarda, io penso una cosa, che non si può prescindere per un percorso virtuoso verso un risultato vincente, non si può prescindere da tutti gli elementi, cioè ci deve essere armonia tra tutte le componenti che sono tifosi, stampa, club, bisogna remare tutti dalla stessa parte. Io mi auguro che questi problemi vengano risolti nel più breve tempo possibile. Non è facile avere dei rapporti quotidiani con la stampa, anche perché la stampa chiede molto, poi a Bari è particolarmente. Si aggiunge il fatto che molti dei giornalisti sono pure tifosi, cioè è anche difficile distinguere. Io credo che quella sia una situazione da dover risolvere. Non credo nei silenzi stampa, io sono una per la comunicazione continua, cioè sempre comunque conferenze stampa, giocatori, interviste, eccetera eccetera. Questa è una delle mie prerogative. Però credo che se loro hanno preso una decisione del genere l'abbiano fatto perché c'erano le condizioni per farlo. Io ora non conosco qual è la reale situazione. Silvia, ultimissima domanda per te, tornando alla tua breve parentesi nel Bari, qual è il ricordo, o meglio l'episodio più bello che ti porti nel cuore? No, la festa in piazza è stata una cosa emozionantissima. Quando abbiamo fatto la festa sotto il comune con il palco, la chiamata all'americana, quella lì è stata una cosa bellissima. No, io credo che tutti i miei giorni a Bari sono stati particolari, sono stati belli. Mi piaceva sentire la città. È stata un'esperienza. Ma guarda, la ricordo sempre, anche perché poi alla luce dei fatti è stata l'ultima esperienza professionale felice che ho avuto, ecco, perché poi dopo le cose non sono andate così tanto bene. E ti devo dire che è stata veramente, è una perla nella mia carriera, ecco, quel mese che ho passato a Bari sono senz'altro dei mesi straordinari. Però prima di chiudere volevo ricordarvi una cosa, la Serie B è difficilissima, è faticosissima, bisogna farli lavorare, loro hanno lavorato bene fino adesso, bisogna lasciarli un po' tranquilli e fare il loro lavoro, perché è veramente difficile, io l'ho fatta, è una fatica infinita. Sì, oltre ad essere un campionato molto 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 lungo e dispendioso. Perfetto, io ringrazio Silvia Berti, ex addetta alla comunicazione istituzionale della FC Bari. Silvia, grazie mille per essere intervenuta e un in bocca al lupo grazie per la tua carriera, perché non perché sei in linea, sei una grande e bravissima professionista. Grazie a Silvia Berti. Grazie mille, buona giornata. Perfetto, noi siamo in chiusura, sono arrivati altri messaggi, ne leggo qualcuno in maniera molto molto rapida. Gli pseudo tifosi che criticavano Paparesta dovrebbero chiedere umilmente scusa, l'impegno che ci sta mettendo non è secondo a nessuno. Mentre poi Luigi D'Adelfia dice: la frase di Nicola, il futuro del Bari dopo queste ultime notizie sembra meno fosco, mi rende la giornata più piacevole nonostante la nebbia. Beh, sono contento.
Bene, noi siamo in chiusura, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, a domani. Ciao Nicola, a domani, buona giornata a te, hai reso la giornata migliore anche a me, buona giornata a tutti i tifosi del Bari. Nonostante la nebbia. Vi ricordo che la replica della puntata andrà in onda alle 13.15, mentre in mattinata la stessa puntata verrà caricata sul canale ufficiale YouTube dell'Altra Radio, ma la troverete anche sul forum, sul sito di orgogliobarese.it e su tutte le nostre pagine Facebook. Io vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 7, con Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'Altra Radio. Forza Bari e ciao, da Nicola Lucarelli. Tanto Non Capirai.